Buongiorno, allora noi veniamo dall'Istituto Tecnico Nautico Bixio di Piano di Sorrento, che è un istituto storico tra gli istituti nautici in Italia più antichi. Questo è rappresentato proprio dagli strumenti che noi abbiamo, anche un po' buttati lì se vogliamo, e qui ci siamo resi conto, sentendo gli interventi prima dei nostri, che invece si stanno ribaltando questi strumenti, ci sta una nuova rinascita di questi strumenti antichi. Diciamo che noi lo stiamo facendo da un paio d'anni a questa parte, quindi siamo dei neofiti, li avevamo abbastanza abbandonati, devo dire la verità, se no sono conservati bene. Adesso vedrete un piccolo assaggio, sia gli strumenti di fisica che gli strumenti poi di astronomia e navigazione con il collega. Però è solo da un paio d'anni che ci siamo resi conto effettivamente del grande patrimonio che noi abbiamo conservato nel nostro istituto, che come dicevano anche gli altri colleghi invece era stato quasi buttato, abbandonato, perché c'è una necessità, soprattutto in un istituto tecnico, noi non siamo un liceo classico, un liceo scientifico, in cui c'è anche la conservazione e la bellezza dello strumento in sé, noi abbiamo bisogno di utilizzare questi strumenti e di avere una sensibilità, una precisione sempre maggiore, perché i ragazzi poi dovranno navigare e quindi tutto sommato arrivare, partire e arrivare dove vogliono arrivare. Gli strumenti sono sempre più sofisticati, logicamente noi abbiamo abbandonato l'antico per passare al moderno e al super moderno, quindi i colleghi, specialmente quelli dell'area professionalizzante, sono sempre più aggiornati. Ci piace però a questo punto anche conservare quello che abbiamo, perché abbiamo tanto e come abbiamo visto, proprio in vista di questo convegno e dell'occasione che abbiamo, ci siamo iniziati a guardare, io personalmente mi sono anche iniziata a guardare un po' attorno, mi sono resa conto che se vado nello studio del preside c'è qualcosa di bellissimo, un tellarium per esempio bellissimo, sugli armadietti ci sono proiettori che ho anche visto in altre presentazioni, insomma abbiamo veramente tanto, ma non sappiamo come catalogarlo. Noi siamo veramente, da questo punto di vista, neofiti, e infatti, per quello che potrete dire, questi strumenti di fisica sono stati catalogati dai ragazzi con l'aiuto di un esperto esterno 2 anni fa, con un progetto finanziato dalla Comunità Europea. I costruttori, io qui ho riportato semplicemente il costruttore, la data di acquisto comunque di costruzione nel momento in cui era catalogato, e i materiali che sono sempre gli stessi e che quindi ci permettono in realtà di risalire alla data di costruzione dell'oggetto, che sono materiali simili ai vostri, quindi legno, ottone e vetro per la principale parte. Abbiamo gli strumenti dall'esperto esterno, sono stati catalogati in armadi, in settori, lì si per area meccanica, area elettrica, elettromagnetica, termologica e così acustica, e una grande parte anche di ottica. Però ripeto, io ho aperto questi armadietti, la maggior parte degli strumenti non è ancora catalogata, anche di salire ai costruttori è veramente difficile. Ecco qui, per esempio, il primo strumento, un manometro con 7 atmosfere di sensibilità di scala. Noi il costruttore è conosciuto, è da Parigi, come questo è uno strumento, uno stone segno di fine 800. I nostri strumenti, per quanto abbiamo potuto capire, sono quasi tutti fine 800 e inizio 900. C'è questo giroscopio nel settore di macchina, bellissimo, io l'ho preso, è veramente bello, con l'anima interna in legno e poi i cerchi tutti in ottone, è veramente bellissimo. Ragazzi si sono appassionati molto con questo progetto, oltretutto io non l'ho curato perché insegno matematica, i miei colleghi di fisica non sono voluti essere qui, però io sono laureata in fisica e quindi la passione è rimasta. Questo apparecchio di passaggio oro veramente meraviglioso, bellissimo. Io l'ho cercato di utilizzare, manca solamente il mercurio, però poi è completamente funzionante, alcuni sono venuti veramente bene, però come potete vedere i costruttori sono sconosciuti, noi non li conosciamo, non sappiamo neanche in realtà da dove bene partire, io non avrei idea di dove mettere mano. Ho parlato con l'esperto, mi sono fatta dare il numero della professoressa
avanti dell'esperto esterno che ha curato questo progetto, e lei ha utilizzato dei testi antichi del padre, dei testi antichi di fisica, un po' attraverso internet si è potuta fare una minima idea di quello che abbiamo, ma ripeto, solo così abbiamo un bello compensato, non rinnega anche questo completamente nottone e completamente funzionante, l'ho fatto funzionare e i ragazzi si sono appassionati, ma ripeto, il tempo poi è poco, perché noi abbiamo la passione per tutto, però dobbiamo anche raggiungere dei risultati che non sono quelli di insegnargli gli strumenti attivi, se non attraverso la bellezza dell'utilizzo di uno strumento attivo e la conservazione. Abbiamo questo barometro con una campana di vetro, anche questo, i finimenti sono in ottone, e poi il mercurio all'interno è presente, ancora presente, quindi anche questo barometro è intatto. E questo apparato con la capillarità è bellissimo, veramente legno e vetro, tutto legno e vetro. Poi se li poteste vedere da vicino, non so, le figure, forse le foto non rendono giustizia a questi strumenti, però le basi, le strutture esterne sono tutte fatte a intarsio, tutti tipo a incastro, esatto, e quindi sono veramente fatti benissimo con la meticolosità che poi utilizzavano gli artigiani anche dell'epoca, come erano fatte le nostre case, con la bellezza, anche per sfruttare sia lo strumento dal punto di vista pratico, ma anche per conservare intatta la bellezza dello strumento, c'era sicuramente un'attenzione maggiore. Ci sta poi la sezione, la strumentazione elettrica, una sezione elettrica in cui ci stanno battimetri, voltometri e accelerometri, più o meno tutti uguali, in una stessa sezione, ma ce ne sono veramente tanti, tanti. Anche questo, fine 800 e inizio 900, la datazione è questa. E la costola di inclinazione ce l'abbiamo noi nella teca di fisica, ce l'hanno poi i professori di navigazione, nelle teche di navigazione. Questa qui veramente l'abbiamo voluta comunque inserire, però diciamo fra gli strumenti che io ho potuto vedere è quello un pochino più malandato e anche un po' diretto, manca lato magnetico. Noi non ci siamo permessi, abbiamo un'officina di macchine che lavora, devo dire, anche molto bene, ma non sapremo come riprodurre le parti mancanti e quindi non ci siamo permessi di farlo, diciamo. Queste bobine, 5 minuti, e quindi questo qui, legno, ferro, 5 minuti in tutto? Oh cavoli! E allora, va bene, questi sono i nostri strumenti di fisica, le sirene, la parte termologica e la parte di ottica. Questi qua per esempio un accenno, un assaggio di strumenti che noi abbiamo, tipo il cronografo d'acqua oppure il Meiger, non ancora per niente catalogati, molto bellissimo. Allora passiamo alla parte navigazione. Noi abbiamo parecchi strumenti antichi che risalgono a fine 800, perché il nostro istituto è nato a Nita di Sorrento, poi trasferito a Piano di Sorrento nel 1867. Ai ragazzi noi dobbiamo impartire delle lezioni teorico-pratiche, perché adesso più che mai hanno bisogno di avere delle competenze già quando escono da scuola. Per cui noi dobbiamo unire la parte teorica, che ormai abbiamo ridotta l'osso, a una parte pratica. Questi strumenti che vi mostrerò adesso sono strumenti che ormai stanno in bacheca, ma comunque sono strumenti di una fondamentale importanza dal punto di vista del funzionamento, per capire un attimino come si misuravano degli elementi nel passato. Nella navigazione due elementi erano fondamentali, la misura della velocità e la misura della posizione, cioè lo stabilire la posizione della nave. Per quanto riguarda la velocità e il tempo, che veniva utilizzato anche un misuratore di tempo, serviva per la navigazione stimata, perché anni addietro, prima del 1700, non c'era una mappatura assolutamente affidabile, anzi non esisteva per niente in alcune parti della Terra, per cui si faceva una navigazione stimata, si partiva da un punto in base al tempo che passava, che in questo caso
e veniva misurato con delle clessidre, sia clessidre della tradizionale ad acqua che naturalmente a sabbia. E potete immaginare la difficoltà di avere una clessidra che deve funzionare verticalmente a bordo di una nave, quando parliamo di nave parliamo di imbarcazioni che avevano dimensioni molto limitate rispetto ad adesso, parliamo di imbarcazioni di 30-40 metri, oggi le navi ormai hanno raggiunto delle lunghezze notevoli, ma una stabilità notevole, oggi funzionerebbero molto meglio questi strumenti. E poi avevano bisogno di strumenti per misurare la distanza. Ho riportato questo solcometro a marchetta, perché questo è proprio lo strumento che fa capire del perché si misura la velocità in nodi in navigazione. La navigazione della velocità viene misurata in nodi che sarebbero miglia all'ora. Il miglio esce fuori naturalmente dalla dimensione della superficie terrestre, quindi dalla dimensione del meridiano, mentre la possibilità di poterlo misurare in nodi viene proprio da questo tipo di strumento, che è uno strumento a corda. Veniva lanciata al mare quella parte che vedete, quel piccolo triangolino poggiato a destra, e questo triangolino rimaneva in acqua, veniva lanciato a poppa, mentre un marinaio teneva in mano questo rullo che filava la corda. La corda andava a finire a mare, il triangolino rimaneva più o meno fermo perché si metteva perpendicolarmente alla direzione dell'acqua. Dopo un certo intervallo di tempo si fermava questa cordicella, si dava una strattonata perché c'erano dei violi che bloccavano il triangolino e si misurava la corda. Una volta che avevano capito che ogni tot metri equivaleva a un miglio all'ora, mantenendo costante intervallo di tempo, facevano un nodo vicino a questa cordicella. Così alla fine, invece di misurare la cordicella, contavano i nodi e quindi è rimasto questo modo di dire la velocità si misura in nodi. Abbiamo altri strumenti come questo del solcometro di epoca successiva, stiamo parlando comunque del 1400-1500, è molto più diciamo, sofisticato rispetto a quello precedente, che comunque teniamo in buonissime condizioni. Li tiriamo fuori solo in occasione di qualche mostra e anche lì abbiamo difficoltà per l'assicurazione, trasporto, perché sono molto delicati. Ci interessiamo naturalmente pure di meteorologia, per cui abbiamo anche una sezione meteorologica. Questo è un barometro, sempre di inizio 1900. Questo è un primo quadrante a pendolo per misurare l'altezza dei lastri, perché come vi dicevo prima, un altro dei problemi fondamentali era quello di misurare la posizione. La posizione inizialmente si poteva misurare lontani dalla costa solo attraverso le stelle. E quindi misurando delle caratteristiche, poi naturalmente essendo astronomi avete visto le coordinate delle stelle che si potevano misurare erano l'altezza e l'azimut. Quindi una misura dell'altezza era fondamentale, però la precisione era più importante, perché se sbagliava di un grado la misura dell'altezza si andava contro un errore di 60 miglia. Questi strumenti qua non è che davano una precisione notevole. Successivamente abbiamo nel 1700 fu costruito l'ottante, che era un misuratore di angoli verticali e orizzontali con una precisione che arrivava al primo quasi. Naturalmente la precisione data dalla casa costruttrice era quella data dello strumento all'uscita della fabbrica, ma i materiali utilizzati, spazi termici e poi vibrazione e cose del genere, facevano sì che questi strumenti purtroppo nel tempo non mantenessero quella precisione. Successivamente c'è stato un altro strumento sempre per misurare la stessa, il cerchio di bordo, che abbiamo sempre, e poi il circolo degli amici magnani per servire alla navigazione costiera. Parliamo del sestante. Il sestante è l'evoluzione dell'ottante. In effetti è lo stesso principio di funzionamento, solo che invece di misurare fino a l'ottante misurava fino a 90 gradi, misurava fino a 120 gradi. Quindi veniva utilizzato sia per angoli orizzontali sia per angoli verticali. E anche questo naturalmente è in nostra dotazione, ma i ragazzi noi facciamo utilizzare gli strumenti moderni, cioè strumenti perché questi qua ormai sono tenuti in bacheca, li facevamo utilizzare quando io stavo allo stesso istituto, stiamo parlando di una quarantina di anni fa, attualmente sono tutti conservati in condizioni che potrebbero essere migliori e speriamo di attivarci per poter
migliorare la loro, il loro mantenimento, perché effettivamente sono una memoria storica dell'istituto notevole che noi ci teniamo a pubblicizzare. Grazie. Grazie. Ci sono domande, questioni? Ancora nei programmi esiste il calcolo del punto 9 col sestante? Il programma è astronomico, sì, esiste perché è obbligatorio. La sonda si impone. Con il GPS non viene. Certo che c'è il GPS, ma il GPS è un sistema americano. Il sistema americano GPS è l'unico per il momento che è in dotazione delle navi. Possiamo avere anche 5 GPS, ma se i satelliti non danno segnale, oppure il segnale è criptato, non si può fare il punto nave. La SOLAS dice che in qualsiasi condizione bisogna avere a disposizione almeno un metodo alternativo. L'unico metodo alternativo è il metodo astronomico. Quindi lontani dalla costa, diciamo 60 miglia dalla costa, ma noi 30 miglia, dove non possiamo più usare il radar, non possiamo utilizzare altri strumenti, dobbiamo usare per forza le stelle. Quanti vi affidate? Grazie mille.